Noi dobbiamo pensare di arrivare in quel mondo. Noi dobbiamo pensare di arrivare nel mondo Mosna. So, why is that? How does it work? Come si sviluppa questo meccanismo? So we start with a government that's there for public infrastructure, for public purpose. Quindi partiamo da un punto nel quale il settore pubblico si inserisce nel mercato per produrre infrastrutture e quindi richiede forza lavoro per il lavoro pubblico. So how do they get everybody to work for the government? Come si fa a convincere le persone ad arrivare a lavorare per il settore pubblico? They can try getting people to work for no pay. We already tried that. It doesn't work. Cerchiamo le persone che si offrano per lavorare in modo gratuito, ma chiaramente diciamo questo esperimento non funzionerebbe. Anche per una ragione pubblica le persone non vanno a lavorare per nulla. Quindi okay. Ci vuole fare. So what do they do? How do they get people to work? Quindi come fa a ottenere il settore pubblico le persone che lavorano? They put a tax on the population in something nobody has. Un meccanismo funziona con il governo che istituisce delle tasse affinché possa ottenere gli introiti, e le tasse ovviamente sono poste su beni che gli individui hanno a disposizione. That causes people to now be unemployed. They need the money to pay the tax. E questa è la ragione per cui le persone diventano disoccupate, perché non hanno il denaro per poter pagare queste tasse. Think of it as a tax on your house. Let's keep it simple. Immaginiamo un caso semplice. Immaginiamo che venga messa una tassa sulla casa di vostra proprietà. Okay. Now everybody needs the money to pay the tax so they don't lose their house. Quindi ognuno di voi ha bisogno di raccogliere quel denaro che serve per poter pagare la tassa. Now the government can hire the people with all the people who need the money to pay the tax. E a questo punto allora lo Stato si propone come il datore di lavoro per coloro che hanno bisogno di pagare le tasse, perché così lo Stato, dopo aver raccolto per poter raccogliere quelle tasse, le persone a questo punto sono disposte a lavorare per lo Stato. And then they've hired those people and there's no more unemployment. E a questo punto se le persone vengono assunte dallo Stato la disoccupazione sparisce. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Approfitto per salutare personalmente il professor Mosler, perché altre volte mi era stato chiesto di fare delle sfide con Mosler. Ovviamente non avevo la minima intenzione. Perché? Perché tutti e due vogliamo la stessa cosa. Per cui chi pensa oggi magari di vedere un dibattito sarà un po' deluso, nel senso che fra persone di buon senso alla fine le conclusioni sono molto simili. E dato che alla fine sia io che lui poniamo come punto chiave della soluzione dei problemi il recupero della sovranità monetaria, alla fine vedrete che i punti di contatto sono totali e su quelli gradirei porre l'accento. E voi sapete perché? Because they're not spending enough, the government's not spending enough to cover the need to pay taxes and the desire to save. Perché? Perché il problema è che non c'è abbastanza denaro da spendere affinché da un lato si possano pagare le tasse e dall'altro lato sia soddisfatto il desiderio di risparmio degli individui. And the answer is to either cut the taxes or increase the spending. So there is enough to cover the taxes and save. E quindi la soluzione ovvia è fare esattamente il contrario, diminuire le tasse e aumentare la spesa in modo tale che ci sia abbastanza da spendere per far ripartire l'economia. Now, in theory, you could then export and get foreigners to send money. Soluzione alternativa teorica è ovviamente quella di avere esportazioni sufficientemente ampie, tali che sono le persone dall'estero che vengono a comprare i vostri beni e vi danno la possibilità di spendere. But there's a lot of reasons you don't want to do that. Ma ci sono molte ragioni per le quali questa strategia potrebbe non essere la vostra preferita. And even if you did, as was said earlier, everybody can't do it.
Beh, e una di queste è quella che abbiamo detto prima, cioè che alla fine si rimane senza nulla. If you're going to export, somebody else has to be importing, right? You can't say that everybody exports. E quindi non tutti, e in ogni caso, comunque, a livello complessivo, non tutti possono essere esportatori. Cioè, quindi anche nel caso in cui decideste di avere un sacco di esportazioni singolarmente, però tutti non potrebbero attuare questa strategia. Yeah. Where is it going to go? Mars or something? Ecco, ci serve di andare su Marte, dov'è che andiamo a esportare, fare il posto dove tutti possono esportare. And even then, ma anche in questo caso, immaginiamo che ci sia Marte dove esportare. We already showed that when you work to produce exports, you're worse off. Abbiamo già mostrato che anche se quando si produce tutto per l'esportazione, il risultato è che l'economia interna peggiora. You work, you produce the exports, and somebody else gets to use them. E voi producete, voi fate qualcosa, ma è qualcun altro che ne beneficia. The benefit comes from when you take the money and buy imports. Il beneficio in realtà è quando succede il contrario, cioè quando voi siete in grado di poter acquistare dei beni mediante l'importazione, quindi acquistate i beni prodotti da qualcun altro e ve ne servite. Otherwise the winner of the war would be the one doing the exporting, not the loser. E quindi il vincitore di questa battaglia è quello che importa e non quello che esporta. When Caesar conquered Gaul sent food to Rome. Ed è l'esempio anche dei Romani, che quando Cesare ha conquistato i Galli, il grano è arrivato a Roma dalla Francia, sostanzialmente. It's not the other way around. Non va nell'altra direzione. Se non ci fosse il cambio fisso, noi ce ne freghiamo, vale a dire, la Germania decide di abbassare i salari, esporta di più, noi ce ne freghiamo, il suo tasso di cambio sale, i suoi prodotti diventano meno convenienti, la Germania esporta di meno e tutto va verso il pareggio e noi possiamo vivere in armonia e pace gli uni con gli altri. Se invece tu blocchi il tasso di cambio, inizia la guerra l'uno contro l'altro. Per combatterla noi dovremmo adeguare i nostri salari. È quello che stanno cercando di fare. Perché credete che fanno le riforme del lavoro in modo tale che voi possiate trovare un comodo lavoro con i nuovi contratti a pochi euro, perché così sostituiscono il vecchio contratto che non viene mai rinnovato e sperano che tutto i lavoratori attuali muoiano con altre persone che invece vengono pagate 300 euro al mese. Questo è quello che vogliono fare per cercare di tirare ancora più avanti in modo tale da poter assorbire poi più denaro. Quindi la mia soluzione è, molto banalmente, non giocare questa partita. Non possiamo metterci a combattere con loro sul piano della deflazione salariale. Cosa facciamo? Facciamo a gara. Oh ragazzi, dai, bisogna battere con i tedeschi, lavoriamo a metà. E poi? Noi dobbiamo pensare di arrivare in quel mondo. Noi dobbiamo pensare di arrivare nel mondo business, dove alla fine abbiamo un'economia che non ha né particolari surplus né particolari deficit, bilanciato, possibilmente più vicino possibile alla piena occupazione, e quello è quello a cui dobbiamo puntare. Però se noi ci dobbiamo confrontare con delle persone che competono con noi, no, in questa maniera, noi non possiamo far altro. Io ieri sera, per chi mi ha seguito, gli ho detto, come quando siamo andati a parlare con l'America, non dobbiamo andare con un piano di riforme, dobbiamo andare con una fattura. Scusate, vi siete presi questo surplus in non dovuto per tutti questi anni, ce li restituite e poi dopo siamo a posto, insomma. E dopo decidiamo un po' cosa fare. Invece no, le riforme faremo di qua dalla sua. Per cui cosa succede? Succede che, dato che in ogni caso io non vedo possibilità perché in modo amichevole le cose vadano a sistemarsi con la Germania, l'unico modo per cercare di non combattere una guerra è non
in questo modo è non giocarla, non combatterla. Con i cannoni non puoi, perché quell'altro, se vuole combattere, viene lì e spara, e tu cosa fai? No, cioè non è che puoi dire tengo sempre alzate le mani come Gandhi, perché se l'altro è sensato, magari ha pietà di te, però ti invade lo stesso, no? Altrimenti spara e sei a posto. Con l'economia più di tanto non possono, l'arma con cui loro ti costringono è l'euro, per cui dal mio punto di vista l'unico modo per non giocare in questa battaglia è uscirne. Certo, se la Banca Centrale Europea garantisse totalmente il debito e ci consentisse approvvigionamento illimitato di denaro fino a coprire poi dopo tutta la nostra, il nostro livello della temporale, potrebbe funzionare, ma è un trasferimento interno che ovviamente la Germania non consentirà mai. Molto banalmente, se anche finché le cose stanno in questa maniera, se ci consentissero di sforare, noi andremmo sempre più in deficit, no? Perché in questo momento, essendo sbilanciati i livelli di cambio fra noi e la Germania, quanto più noi spendiamo per comprare cosa, compriamo prodotti tedeschi, e quindi in mancanza di immissione di denaro fresco noi andiamo ancora più a debito. Per cui, dal mio punto di vista, mi spiace, io non vedo altre possibilità, perché o c'è un trasferimento di denaro, dove la Germania, se proprio vuol giocare a questo cacchio di gioco del surplus, allora ce lo restituisce, in pratica come ha sempre fatto Nord Italia con Sud Italia, perché questo era, non è che cambia molto, alla fine il Nord Italia aveva un vantaggio della moneta, accumulava surplus e questo surplus poi dopo lo restituiva sul tramite di trasferimenti fiscali da sud, ma io non ho voglia di diventare Sud Italia, sinceramente, non c'ho neanche il sole qua a nord, cioè, divento Sud Italia col clima schifoso, no, poi non voglio essere pagato dai tedeschi con interesse. Per cui dal mio punto di vista, essendo che l'unica altra alternativa, escluso il fatto di mettersi a giocare alla deflazione salariale, è il trasferimento monetario, e non mi piace, intravedo che l'unica via d'uscita è salutare, dire abbiamo sbagliato, è stato un errore, gli errori si fanno, questo è stato probabilmente uno dei più gravi della nostra storia repubblicana. Raccoglieremo i cocci, ma dopo ricominciamo a essere nuovamente padroni del nostro destino e capaci di arrivare verso un mondo Mosler pareggiato, senza guerre e senza bisogno di andare a invadere i mercati degli altri per nessun motivo.